con le corde si possono fare delle cose strepitose. Basta prendere una corda bianca come questa e cominciare a dividerla in due. Ora, se noi dividiamo in due una corda, vedete che abbiamo un anello in fondo e due punte dall'altra parte. E se ci servisse una terza punta? È semplice, basta tirare e otteniamo la terza punta. Ecco qua, tre punte e un anello dall'altra parte. E se ce ne servisse un'altra? Come prima, è semplice, basta tirare ed ecco che la quarta punta è sbucata. Ora, quattro punte e un anello. Facciamo un po' d'ordine, perché così ho paura che facciamo un po' di confusione. Tiriamo due punte verso il basso, così. Ed ecco che, sciogliendo la corda, ci ritroviamo con due corde lunghe uguali. E con due corde possiamo fare il gioco degli anelli. Allora, annodiamo le due corde, così. Una. E una, due. Ecco qui. Vedete, abbiamo fatto due anelli di corda, uno e uno, due. Ora, prendendo un nodo e facendolo scorrere lungo la corda, questo si scioglie. Quindi basta andare a sciogliere il nodo che è rimasto e siamo nella condizione iniziale. Però attenzione, perché la corda è un po' particolare, basta soffiarci sopra e il nodo ricompare. Ma quindi a questo punto, sciogliendo anche questo, siamo veramente nella condizione iniziale. Ora, attenzione, torniamo proprio con la corda, con le due punte e l'anello in fondo. Vieni Luca, ho bisogno del tuo aiuto. Dovresti tenermi queste due punte bene in alto, così. Bravissimo. Vedete che... ma le hai proprio tenute? Te le sei tenute per te? Io ho una corda senza punte. No, senti, dovresti rimetterlo qua sopra. Perfetto. Guarda bene, perché adesso basta annodare le corde, soffiarci sopra, soffia, e vedete che le punte ritornano nella condizione iniziale. Bravo Luca! Sei stato molto bravo. Ho bisogno ancora però del tuo aiuto. Dovresti prendermi l'anello e la corda rossa. Ti aspetto qui, vai. Grazie. Allora, osserva bene. Tu dovresti intanto cominciare a osservare l'anello, vedere che è a posto. Perfetto. Adesso osserva la corda. È una corda unica? Sì. Bene, adesso guarda cosa facciamo. Inseriamo l'anello dentro la corda e guarda bene, perché rifaremo la stessa cosa. La punta destra la mettiamo sopra la punta sinistra. Non ci sono intrecci, noi prendiamo l'anello. Dovresti prendere le due punte, tienile bene in alto così. E vedi che l'anello si annoda. Controlla bene il nodo. È un nodo vero, c'è? Sì, girati, perfetto. Adesso guarda bene di nuovo, perché rifacciamo la stessa identica cosa. Prendiamo la punta destra, la mettiamo su quella sinistra, non ci sono intrecci, non ci sono strane cose, prendiamo l'anello, lo mettiamo così, tieni, tira, e vedete che la corda scivola sull'anello.